Allora, continuiamo a così tentare di portare la nostra attenzione su quelle che sono chiamate le virtù cosiddette cardinali. E dopo aver visto le virtù teologali, quelle che hanno come sorgente Dio, ecco, abbiamo preso in considerazione quelle che hanno a che fare più direttamente, diciamo così, con la realtà umana, ma anche queste non è che siano completamente, diciamo così, staccate da quella che è una realtà teologale, cioè quindi la realtà di Dio, perché ecco queste virtù, quindi queste forze, queste dynamis interne, ecco, sono a loro volta un dono dello Spirito Santo. Certamente hanno a che fare, ecco, no, con un impegno, una conquista tra virgolette da parte dell'uomo, ma questa, diciamo così, crescita di queste virtù è possibile grazie anche al dono e alla presenza dello Spirito Santo. E abbiamo visto, se non sbaglio, già due delle quattro virtù cosiddette cardinali, e precisamente la virtù della prudenza e la virtù della giustizia. La prudenza, ecco, no, l'abbiamo messa all'inizio anche perché ci richiama il primo dovere fondamentale che compete ad ogni uomo, ad ogni donna, e cioè quello che nella lingua greca viene detto il dogimazein, cioè il discernimento. Poi quando affronterete la morale fondamentale, ecco, ci sarà tutto il capitolo sulla coscienza, che ha a che fare appunto, ecco, no, con questa capacità, ma anche con questo dovere che è, dicevo, di ciascuno di noi, cioè quello, ecco, di riflettere su che cosa è bene, su che cosa è male, su che cosa in quel momento, ecco, il Signore Dio ci chiama, no, a realizzare e a vivere. Qual è la risposta che nel momento specifico, ecco, noi siamo chiamati a dare a Dio che ci chiama a sua volta, no, a vivere la santità. Poi abbiamo visto anche la giustizia con le altre virtù, diciamo così, o atteggiamenti ad essa correlati e collegati e collegabili. Adesso continuiamo prendendo in considerazione la fortezza e poi, se non sbaglio, c'è rimasta la temperanza. Ma per quanto riguarda la fortezza, ecco, la prima idea così che viene in mente davanti a questa virtù, la virtù della fortezza, è quella del coraggio, della forza, di non scoraggiarsi, di non smarrirsi, ecco, davanti alle prove, no, della vita. Quindi, ecco, la fortezza come capacità di resistere anche magari così agli impulsi, no, delle passioni e delle pressioni, no, che noi abbiamo dall'ambiente circostante, oltre che, no, da noi stessi. In senso teologico e morale, però, la fortezza, fortitudo, come dicevano i latini, non è semplicemente la forza d'animo davanti alle avversità, agli ostacoli, ma è quel particolare tipo di forza che si mette in atto nella ricerca della verità. Non solo nella ricerca della verità, ma anche nel perseverare lungo la via, come dice il Vangelo, stretta, a volte malagevole, però quella via che ci porta alla pienezza della realizzazione, ecco, no, della nostra persona. Quindi fortezza, ecco, come anche ricerca, ripeto, della verità, ma anche perseveranza, ecco, no, nell'andare, ecco, verso questa verità, nel vivere questa verità. Senza dimenticare mai, ecco, appunto, che ogni uomo e ogni donna, no, è chiamato a diventare sempre di più uomo e donna, e quindi questo è un impegno che richiede appunto anche, no, la tenacia, a volte la fortezza. Ora, in questa ottica appunto della persona come di un essere in divenire, la fortezza è quella virtù, ripeto, che accompagna, che ci sostiene, no, in questo cammino. Un cammino che non è qualcosa di accessorio, di facoltativo, ma un cammino che è lo scopo e il senso della nostra intera esistenza. L'esistenza è un cammino, no, verso un di più. Nel nostro contesto socioculturale, un contesto, ecco, abbastanza segnato, no, da una mentalità edonista, materialista, una mentalità che praticamente dà per scontato che l'unica cosa da fare appunto nella vita è quella di tendere al piacere materiale, e che l'unico successo degno di questo nome consiste nell'esercitare un potere sulle cose ma anche sulle persone,
questa virtù rischia di essere, ecco, a sua volta abbastanza trascurata. Inoltre, in un mondo dove ciascuno sembra impegnato ad inseguire unicamente la propria autoaffermazione, non con gli altri, ma spesso contro gli altri, il forte viene confuso con il prepotente, il cinico, l'arrogante, cosa invece totalmente diversa da quella che è la vera, ecco, persona forte, no? Secondo lo Spirito di Dio. E allora, ecco, in questo contesto certamente la fortezza cristiana, questa virtù, assume il coraggio umano, che uno magari già possiede, ma va oltre, assorbendolo, superandolo, va oltre per, appunto, per la potenza della grazia. E questa fortezza cristiana, ecco, no, può aiutarci anche a superare le debolezze e le paure davanti sia alle prove ma anche alla morte. Diceva l'Apostolo Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 12, versetto 10: mi compiaccio delle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nell'angoscia sofferte per Cristo. Infatti, quando sono debole, è allora che sono forte. Ecco, questa fortezza, no, San Paolo che riconosceva però essere, no, ancora una volta, ecco, un dono di Dio. E scrive, no, nel libro che vi ho a suo tempo indicato, ecco, uno dei 5 volumi, no, del Corso di Morale di Tullo Goffi e Giannino Piana, nel volume 2, intitolato Coenonia, dice così ad un certo momento, leggo: a differenza della cultura greco-romana, quella biblica esalta l'uomo che, cosciente della sua debolezza, si affida a Dio l'Onnipotente. Perciò tutto s'attende dal dono di Dio, in cui è, citazione, la pienezza e la forza, in lui è il consiglio e l'intelligenza, in lui è forza, saggezza. Dal libro di Giobbe, capitolo 12, versetti 13 e 16. Dio è colui che dà potenza e forza al suo popolo con straordinari prodigi. Primo Samuele 17, 47, Deuteronomio 8, 17. Anche Gesù, continua l'autore, si è presentato come colui che è forte, giacché è in possesso dello Spirito. Ok? Giacché è in possesso dello Spirito. La sua fortezza è tutta finalizzata al regno di Dio. Egli la diffonde nei suoi discepoli, comunicando ad essi lo Spirito. Lo Spirito del Signore è potenza di resurrezione per il cristiano. Ne fortifica la vita interiore, consentendogli di penetrare nella pienezza stessa di Dio. Lettera agli Efesini, capitolo 3, versetto 16 e 19. Questo per ribadire come, ecco, la fortezza sia sì una virtù umana, però, ecco, grazie a Dio, no, nell'ottica cristiana, nella fede teologale, ecco, è anche un dono dello Spirito Santo. La fortezza ha il suo nucleo nel coraggio, dicevamo prima, il coraggio morale, la fortezza che non si sbigottisce di essere sola, quindi anche la forza, ecco, no, di andare controcorrente, non si amareggia se non ottiene riconoscimenti, anzi, neanche ricerca i riconoscimenti. Certamente questa virtù, anche qui, ecco, no, una parentesi, forse, anzi senza forse, sicuramente forse non l'ho messo in evidenza all'inizio del discorso sulle virtù, noi parliamo delle virtù in maniera, così potremmo dire, distinta, separata, ma in realtà sono un organismo, cioè sono tutte quante messe insieme. Potremmo dire così, che non c'è l'una se manca l'altra in maniera completa. Certamente magari una può essere maggiormente presente in alcuni momenti della vita, oppure, ecco, no, nella vita di una persona, però fondamentalmente, ecco, no, sono unite, sono appunto collegate e collegabili tra di loro. E allora, ecco, potremmo dire così, che anche per quello che riguarda la virtù della fortezza, questa ha bisogno della prudenza, quindi anche della giustizia, della temperanza, dell'umiltà, perché, ecco, queste virtù morali in modo particolare, ecco, hanno bisogno dell'umiltà, perché senza l'umiltà rischiano di diventare un guscio vuoto nel quale, pur dietro belle apparenze, è assente ciò che invece dovrebbe essere essenziale. La fortezza ha anche e soprattutto bisogno poi della carità, perché, come ha osservato Sant'Ambrogio,
La forza senza la giustizia è una leva del male. La forza senza la giustizia è una leva del male. E San Tommaso d'Aquino afferma che la virtù della fortezza si dirige in due direzioni opposte, ma complementari. È tendenza sia alla resistenza sia all'attacco. Con la fortezza si resiste al male, si sopportano le avversità, si dominano le paure. Ma senza la fortezza, ma la fortezza consiste anche nell'attaccare il male e nell'affrontare i pericoli, però anche qui moderando l'audacia, avendo fondamento nella sicurezza della vittoria. L'atto principale e più caratteristico della fortezza è poi la sopportazione. Nel combattimento per il bene, a volte l'unica azione possibile è resistere e sopportare, dando così una testimonianza coraggiosa contro le avversità del male. La fortezza poi, ha anche un'altra caratteristica, dovrebbe avere un'altra caratteristica, è quella della pazienza e della perseveranza. Anche queste ho l'impressione che siano caratteristiche che tendono a passare in secondo piano, se non addirittura a scomparire nella nostra società, caratterizzata dall'impazienza, dall'incostanza. Una società in cui c'è la pretesa di vedere subito i risultati e che non sopporta di dover attendere e pazientare. Noi viviamo in un contesto del tutto e subito. E allora penso che proprio in questa situazione è importante recuperare la fortezza, come anche essere pazienti, perseveranti. La virtù della fortezza non richiede però solo la sopportazione, come dicevo prima, delle cose difficili, quindi la pazienza, la rassegnazione in certe circostanze, ma comporta anche il darsi da fare, l'intraprendere, anche mete ardue, cose a volte anche difficili. Potremmo dire così, in fondo, usando un'immagine automobilistica, che essa è freno e acceleratore. Frena perché l'irruenza, rincuora il timoroso, audacia, quindi acceleratore, perché appunto dà la spinta ad andare avanti. È quella forza che permette all'uomo di comportarsi moralmente bene. Chi ha paura, la forza, dicevo, di superare anche le situazioni di difficoltà, di pericolo, che talora si presentano nella vita della persona. E per riuscire in questo compito la fortezza ha bisogno, come dicevamo prima, delle altre virtù, le virtù che in qualche modo potrebbero essere delle situazioni integranti, la fortezza stessa. Uso dei termini, degli aggettivi, la magnificenza, una persona chiamata ad essere magnifica, cioè che spinge a prendere decisioni a volte anche importanti, Magnum in latino significa grande, come anche la magnanimità, come anche dicevo prima, la longanimità, cioè il saper guardare a lontano, perché a volte il nostro sguardo è talmente raccorciato, piccolo, miope, e allora non intraprendiamo il cammino necessario per raggiungere determinati obiettivi che non sono appunto immediati, che non sono del tutto e subito. Certamente se finora abbiamo così cercato di mettere in evidenza la pazienza come virtù personale, individuale, questa fa parte anche della comunità, quindi una virtù sociale, potremmo dire così, quindi fa parte anche della Chiesa, della comunità cristiana, che trova la comunità cristiana che trova la fonte anche in questo caso della fortezza nella passione e resurrezione di Gesù Cristo. Si
potrebbe pensare che il cristiano, appunto perché è forte però nella mitezza e nella pazienza, ecco appunto non sia forte, ma invece è proprio forte, ecco, nella misura in cui, ecco, non riesce, dicevo prima, ad essere paziente, cioè a sapere attendere anche che certi traguardi, certi obiettivi, no, pian piano vengano realizzati. E quali sono, ecco, gli atteggiamenti, quindi i peccati, tra virgolette, contro la virtù della fortezza? Alla fortezza, ecco, come ogni altra virtù, si oppongono i cosiddetti vizi o peccati, sia per difetto sia per eccesso. Per cui troviamo, ecco, la codardia, la paura, che è propria di chi teme troppo, in maniera troppo, il pericolo, e quindi lo fugge, quando invece il dovere, no, ecco, comanda di affrontarlo. E questa codardia si può manifestare, camuffare anche, dicevo, penso io così, alcune volte nella forma del rispetto umano, oppure si può manifestare, ecco, no, nella paura dell'opinione altrui o dell'opinione comune. Questo magari ti devo dire, no, penso, ecco, a certe situazioni legate ai doveri religiosi, per cui magari questo magari non succede, spero che non succeda, ecco, no, spesso nelle persone adulte, però nel mondo, diciamo così, degli adolescenti, no, è molto forte la paura, no, dell'opinione altrui, per cui, ecco, magari io non vado a messa perché sennò mi dicono che sono un dipendente, insomma, che sto ancora sotto le sottane del prete, oltre che quelle della mamma. E come anche, ecco, un'altra, diciamo così, un altro atteggiamento che è contrario alla fortezza, questa volta di segno opposto, è la temerarietà, ma quindi è una sicurezza esagerata nelle proprie forze, nelle proprie capacità, per cui uno ci si espone al pericolo, no, davanti, ecco, appunto, a determinate situazioni, per cui non ha paura magari, ecco, no, di certe situazioni che possano essere pericolose. Penso così, a volte lo dico anche ai ragazzi, ai giovani, che delle volte che vengono, ecco, no, per il sacramento della riconciliazione e alla fine, ecco, magari viene richiesto l'atto di dolore, e l'atto di dolore conclude quasi verso la fine dicendo, ecco, no, prometto di fuggire le occasioni prossime del peccato. E a volte, ecco, no, un peccato, tra virgolette, cioè una situazione che non è in sintonia con la fortezza, è quella della spavalderia, per cui io so che certe situazioni per me sono rischiose, perché ancora magari non sono così forte, no, da saper fuggire quella data situazione, però mi ci vado a mettere dentro, e evidentemente questo non è, no, non è, non significa essere forti, ma significa appunto essere temerari. E come anche, ecco, visto e considerato che prima dicevamo che la fortezza porta con sé la pazienza, evidentemente l'impazienza, no, è un atteggiamento che non si addice alla fortezza. Come alla magnanimità, ecco, si oppone sicuramente la presunzione, no, la vanagloria. Alla magnificenza, no, magari, ecco, no, l'essere troppo attaccati, insomma, no, a ciò che uno possiede. E siamo giunti così all'altra virtù cardinale, cioè la temperanza. E anche se questa, ecco, no, si trova, la troviamo all'ultimo posto nella lista delle virtù cosiddette cardinale, non per questo, ecco, dobbiamo considerarla come l'ultima, quindi la minore, la meno importante. Dicevo prima, no, ecco, che sono sempre tutte importanti e tutte collegate. E dicevo, ecco, non è la meno importante perché probabilmente, ecco, mi sembra che sia quella che riguarda l'essere umano più da vicino. Infatti le altre, la prudenza, la giustizia, la temperanza, riguardano la relazione dell'uomo con l'altro. La temperanza invece riguarda la persona in se stessa, nella sua struttura fondamentale, nel suo, dicevamo prima, divenire persona. Infatti si può esercitare la prudenza, la giustizia o la fortezza
ripeto, solo relazionandosi con l'altro. Io sono forte, no? È giusto nella misura in cui mi relaziono con l'altro, sono prudente nella misura in cui mi relaziono con l'altro o con un altro con la A maiuscola. Ma per la temperanza, ecco, bisogna imparare a relazionarsi in maniera armoniosa con se stessa. Cioè, bisogna imparare a diventare il padrone, o se la parola padrone ci suona male, diciamo così, ecco, il maestro di noi stessi, l'auriga, no, della nostra vita. La temperanza, infatti, è la virtù che mira a disciplinare gli istinti, a guidare gli istinti, appunto stabilendo quelle regole che servono a guidarli verso un giusto equilibrio. Per fare un esempio, gli istinti non è che siano necessariamente e di per sé negativi, sono delle forze, no, che il Padre Eterno, creandoci, ha messo nella nostra realtà di uomini e di donne. A differenza degli animali, però, così dicono, e io ci credo, che sono guidati, ecco, no, da un istinto o dagli istinti, tout court, noi uomini Dio ci ha fatto capaci, ecco, di essere noi, no, quelli che guidano gli istinti, cioè che portano questi istinti verso il bene. È un po', diciamo così, come succedeva tanto tempo fa al Colosseo a Roma, oppure, ecco, no, nei circhi dei romani, in cui facevano le gare con le bighe e con i cavalli, no? Lì ci voleva un buon auriga che sapeva guidare la forza, no, di quei cavalli, saperla guidare verso la vittoria. O adesso un altro esempio è il buon pilota della Ferrari, che ha sotto di sé tanti cavalli che sono gli istinti, no? E però se tu non li sai guidare, la prima curva vai a cozzare contro il muretto. Così, ecco, la temperanza è questa virtù che aiuta, ecco, la persona appunto a guidare, no? Ad essere padrona di se stessa, quindi a guidare gli istinti, queste forze, no? Che sono forze naturali, verso la meta, no? E ad avere, ecco, no, un giusto equilibrio. Consiste fondamentalmente, ecco, nell'essere moderati in tutto, non esagerare, non spingere troppo sull'acceleratore perché poi la macchina sbanda. Come dicevo prima, ecco, a differenza degli animali che sono guidati dagli istinti, l'uomo ha la capacità, ma anche il dovere, di essere lui la guida, di essere lui è il responsabile del proprio operato, prima di tutto riguardo se stesso e poi quindi riguardo agli altri e a Dio. Lo ripeto, gli istinti sono forze meravigliose che ci spingono verso qualcosa per avere gioia, piacere, soddisfazione, compiacimento. Riguardano sia i sensi del corpo come anche il voler conoscere tutto, la pretesa di comando, di dominio. Questi sono, ecco, gli istinti, le forze che ci spingono. Però se vengono ricercati e appagati sempre, quasi fossero degli istinti irresistibili, rischiano di farci soccombere. Allora la temperanza, questa virtù, assicura, ecco, ripeto, il dominio della volontà sugli istinti, modera i desideri, modera anche i cosiddetti piaceri dei sensi, non sono negativi in se stessi, ma diventano negativi nella misura in cui sono ricercati come fine a se stessi. Scrive Gerardi in quel libro Teologia Morale, della edizione doniane che vi indicai all'inizio di questo percorso, a pagina 121, scrive così: la temperanza assicura il dominio della volontà sugli istinti, modera i desideri e i piaceri dei sensi, regolando l'inclinazione verso i piaceri più connaturali dell'uomo e più avvincenti, connessi all'uso dei cibi e delle bevande e dell'attività sessuale. Queste funzioni, quanto più le funzioni sono essenziali, tanto più forti sono i desideri corrispondenti. Pertanto, alle funzioni della conservazione di sé e della propagazione della specie corrispondono i desideri più pressanti. La concupiscenza dei cibi e delle bevande è quella sessuale. La temperanza presiede a queste attività e le regola. In questo contesto, l'astinenza va presentata come il temperamento e la rettificazione della concupiscenza dei cibi e delle bevande.
quindi la virtù che presiede e regola l'attività di conservazione. La castità invece è la virtù che ordina il desiderio e l'esercizio dell'attività di propagazione della specie. Nella Sacra Scrittura troviamo tante raccomandazioni circa la temperanza. Non è quindi una virtù sconosciuta, non è una virtù che ci proviene solo dalla riflessione del mondo greco di Aristotele in poi. Alcuni esempi. Il Siracide ammonisce così, Siracide capitolo 18 versetto 30: non seguire le passioni pone un freno ai tuoi desideri. Le passioni, ecco, lo sappiamo, sono quei sentimenti più o meno potenti, non l'ira, l'odio, l'amore, la cupidigia, l'invidia, la gelosia. Coltivarle e seguirle senza alcun freno, dice il Siracide, acceca la mente e fa compiere azioni che poi uno non vorrebbe aver mai commesso. Oltre alla passione, il sapiente parla anche del desiderare, che a sua volta necessita di essere guidato perché possa portare appunto gioia, ma anche superare, ecco, terribili depressioni quando non ne possiamo realizzare determinati desideri. E ancora, sempre il Siracide, al capitolo 5, versetto 1: non confidare nelle tue ricchezze, esse danno troppa sicurezza, dice il Siracide, rischiando così di non pensare alla provvidenza di Dio e dando l'illusione che si possano appagare tutte le soddisfazioni possibili. Ma non si sarà mai sazi, continua il Siracide, il denaro è un cattivo padrone, anche se è necessario nella vita. Perciò va acquistato con onestà, amministrato con avvedutezza, usato per il bene della propria famiglia, ma con il cuore aperto alle necessità del prossimo. Questa è la temperanza nei confronti di quelli che sono i beni materiali. Nel Nuovo Testamento la temperanza è presentata come mezzo essenziale per guadagnare, dice San Paolo, una corona incorruttibile. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 9, versetto 25. E San Paolo, ecco, mette proprio in evidenza come questa virtù sia frutto dello Spirito. Galati 5, versetto 22. Sta in quel passaggio, no, in cui Paolo fa la differenza tra i frutti della carne e i frutti dello Spirito. E Pietro, l'Apostolo, nella seconda lettera, capitolo 1, versetto 6, dice che la temperanza è una fra le tante virtù necessarie per il cristiano. Siamo una minoranza, però è vero anche, ecco, no, che proprio l'essere minoranza è la caratteristica del cristiano, quindi non dobbiamo, ecco, con tutta la fortezza scoraggiarci e continuare a dirlo. Anche se è vero, così diciamo, che da un punto di vista, tra virgolette, scientifico, le scienze pedagogiche, le scienze psicologiche confermano questo, no? Cioè, confermano che l'uomo, ecco, non può essere portato solo dall'istinto. È vero anche che se i giovani magari sono più propensi, insomma, no, a questo tipo di ragionamento, quello che faceva lei, è vero anche che i giovani hanno preso da noi adulti. Un po' sì. Per certi aspetti sì, ecco, no, adesso. Per altri magari forse sono un po' più legati così, ma è tutto quanto un contesto sociale, insomma, no, che appunto valorizza, dicevo prima, il tutto e subito, oppure lo spontaneismo cosiddetto, no? O il tutto basato sul sentimento, sull'emozione. Questo non lo vivono solo i giovani, lo vivono anche gli adulti. E quindi poi dopo la società è fatta non solo da giovani, è fatta da noi adulti, no? Quindi anche qui dobbiamo, è giusto, ecco, no? Quello che dice, cioè dobbiamo essere, anche se ci consideriamo marziani, però essere marziani che parlano, che lo dicono, poi dopo certamente lasciamo tutto quanto alla libertà dell'uomo e all'azione dello Spirito Santo.
questa, diciamo così, ecco, la persona che si lascia guidare quindi da questa virtù, anche da questa virtù, da virtù della temperanza, ecco, assume appunto diversi atteggiamenti che possiamo chiamare ugualmente virtù, come l'abbiamo fatto, no, precedentemente per la giustizia. Così ad esempio possiamo chiamare, cioè far derivare da questa virtù fondamentale della temperanza l'astinenza, la sobrietà, la castità, il pudore, l'umiltà. Allora, ecco, ancora alcune parole relative, ecco, a questi atteggiamenti che possiamo collegare in modo più diretto con la virtù della temperanza. Una di queste, ecco, dicevo, è l'astinenza. Questo atteggiamento, chiamarla virtù adesso, vabbè sì, possiamo chiamarla virtù, questo atteggiamento, ecco, questa astinenza appunto è in relazione con la necessità, no, della nutrizione. L'astinenza consiste, ecco, nel privarsi del cibo che magari non è conveniente per la salute della persona, oppure, ecco, no, l'astinente è colui che in certe situazioni, no, modera l'uso secondo le circostanze appunto in cui si viene a trovare. In passato si praticava un'astinenza a volte anche assai dura, e essa era concepita non tanto una virtù da esercitare in se stessa, ma un sacrificio privilegiato che poteva favorire in modo intensificato, ecco, la pratica delle altre virtù. In ciò che queste hanno di contrario all'amor proprio e all'egoismo. Gli atti di rinuncia o di astinenza in pratica si riducevano ad essere atti di umiltà, atti di carità o di altra virtù, compiuti appunto, dicevo, con notevole sacrificio. E entro questa virtù dell'astinenza è stato praticato in modo privilegiato il digiuno, che veniva suggerito come mezzo per frenare ecco, gli istinti tra virgolette carnali, e per sacrificarsi anche a modo di espiazione e anche, ecco, no, per attuare un'esigenza di igiene, di salute. E oggi soprattutto, ecco, no, queste sono così le motivazioni che vengono addotte per conservare una linea estetica di bellezza. Evidentemente la motivazione, diciamo così, odierna credo che abbia poco a che fare con l'astinenza come virtù. Sicuramente non è poi così, diciamo, no, importante questo aspetto. Il contrario dell'astinente, evidentemente, è la persona ingorda, quindi una persona che si abbandona, ecco, no, al cibo, che mangia, ecco, mangia non per fame, ma mangia solo ed esclusivamente per il piacere di mangiare, ricerca cibi prelibati, oppure, ecco, no, si riempie esageratamente di cibi. Ripetutamente anche qui la parola di Dio, la parola rivelata, ammonisce a non lasciarsi travolgere, ecco, da questo, dal cibo, dal bere. Oltre a questa, diciamo, virtù, prima dicevamo, ecco, c'è anche la virtù della sobrietà, collegata e collegabile. Il sobrio appunto è colui che non esagera, no, nell'uso di sostanze inebrianti, no, che possono essere appunto le sostanze alcoliche, le bevande alcoliche. E la parola di Dio anche qui raccomanda la sobrietà, ma non ancora una volta fine a se stessa, ma la raccomanda, ecco, per sfuggire ai pericoli che sono legati a questa. Troviamo una raccomandazione di questa, ecco, nel Coelet, se non sbaglio al capitolo 31, oppure nella prima lettera a Timoteo, capitolo 3, versetto 3, nella lettera a Tito, capitolo 2, versetto 3.
A proposito di società, la società viene raccomandata anche e soprattutto a quanti hanno un'autorità. Isaia capitolo 28 versetto 1, Osea capitolo 7 versetto 5, Amos capitolo 2 versetto 8. Oggi la sobrietà riguarda sicuramente l'uso, meglio l'abuso dell'alcol, ma anche l'uso e l'abuso degli degli stupefacenti. E qui più che la sobrietà bisognerebbe parlare di astensione. Non basta essere sobri con gli stupefacenti, bisogna proprio essere lontani. Quindi dobbiamo parlare, dicevo, di astensione oppure di totale continenza, dato che l'uso anche moderato conduce a una esigenza tirannica sempre più profonda, cioè a quella che si chiama dipendenza, no? È una dipendenza grave, ma anche l'uso provoca danni irreversibili, no? Nell'integrità della persona. Perciò l'astensione dalla droga è necessaria. Ripeto, non solo per conservare la propria salute biopsichica, ma anche per conservare le capacità, no, di svolgere un vissuto controllato razionalmente, in cui io sono un padrone, insomma, no, della mia vita. Non solo per portare avanti un vissuto razionalmente controllato, ma anche per non essere causa di situazioni gravose nei confronti degli altri. Altro, diciamo così, virtù, atteggiamento legato alla temperanza è il pudore. La temperanza è fatta anche di pudore, da intendere nel senso più ampio della parola e non solo in quello attinente alla sfera sessuale. Una persona pudica o pudica è quella che ama la riservatezza, ad esempio. La discrezione è quella persona che non mette in piazza i sentimenti al di fuori certamente di un contesto di amicizia riservata, anche perché l'intimità, l'intimo si caratterizza per una innata nobiltà e tutto ciò che è nobile viene facilmente banalizzato se offerto in pubblico, in un pubblico in cui spesso la volgarità fa la padrona, e la volgarità normalmente riduce tutto quanto ad un livello che è quello minimo, insomma, un livello basso. La persona pudica è una persona che cerca di farsi notare il meno possibile, dicevo, che si tiene lontana per quanto possibile da ogni forma di esibizionismo, di ostentazione, di narcisismo. Questo non tanto per timidezza, che dopo non sarebbe una virtù se fosse per timidezza, e tanto meno per paura, ma perché non è interessata a fare colpo sugli altri, semmai è desiderosa di apparire per come è realmente, senza maschere, senza orpelli. E anche qui possiamo dire che anche in questo contesto, in questa, diciamo così, modalità di manifestare la temperanza, nel nostro contesto sociale questa modalità rischia di essere fuori moda, perché il messaggio che oggi si trasmette continuamente è che bisogna apparire, che bisogna mostrarsi, che bisogna stare al centro della scena quanto più sia possibile, perché si è convinti che solo così si esiste e che diversamente è come se non si esistesse nemmeno. Pensiamo all'uso, o meglio all'abuso, no? Che si fanno del cosiddetto mass media, iniziare la televisione per passare poi a Facebook, e più ne ha più ne metta. Cioè, in fondo sta entrando questa mentalità, no? Che se uno non ha un passaggio in uno di questi mezzi non esiste. La visibilità oggi la si ricerca su questi mezzi, anche a volte a scapito della propria dignità.
persone che si suicidano, cioè, questo è l'eccesso, proprio l'eccesso, no? Che si tolgono la vita perché? Perché un qualcosa di loro, di intimo, è di pochi giorni fa, no? La ragazza che si è uccisa, perché è passato lì. Dietro che c'è questa mania, no, di mettere tutto quanto in pubblico, il pudore. Beh, non è solo legato alla sfera della sessualità, come in questo caso, però è in generale. Vabbè. Ancora, ecco, no, in un mondo dove tutti quanti urlano, pensiamo ai talk show cosiddetti, la persona temperante, quindi pudica, è quella che parla sottovoce. In un mondo dove tutti insultano, è la persona che cerca di non offendere nessuno. Dove tutti si pavoneggiano, quella persona che si mette un po' in disparte, ecco, che non cerca sempre, che non cerca il centro della scena, dicevo. Dove tutti, ecco, vogliono attirare l'attenzione su di sé, la persona temperante è quella che non cerca, ecco, no, di attirare l'attenzione, ma che è riservata. Veniamo a un altro che atteggiamento prima individuato, ecco, l'umiltà. La persona temperante è la persona umile. E nella storia della salvezza troviamo un insegnamento costante riguardo all'umiltà. Ogni volta infatti che il popolo eletto, ad esempio, si umilia di fronte a Dio, viene prediletto da Dio stesso. Mentre è castigato, tra virgolette, quando vuole essere orgogliosamente autosufficiente. Non dimentichiamo che il peccato originale consiste in questo: non riconoscersi come creature e volersi mettere a posto del creatore. Lo stesso Mezzia, dall'Antico Testamento, in modo particolare, no, dai profeti, e nello specifico dal profeta Isaia, è annunziato come il servo, la persona umile, il servo di Yahweh. E Gesù stesso, nel Vangelo di Matteo, non ho scritto la citazione, mi dispiace, si presenta come umile di cuore, no? Imparate da me che sono mite e umile di cuore, dice Gesù rivolto ai suoi discepoli. Siamo nella vicinanza, nella novena della Madonna Immacolata, e Maria è colei che si presenta come l'umile, no? L'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua serva. E che cosa significa, ecco, essere umile? Nella persona, nell'uomo e nella donna, nell'essere umano si affacciano spontanee, potremmo dire così, due tendenze: la stima di sé e il desiderio di essere stimato dagli altri. La prima, la stima di sé, sta alla base della dignità personale. La seconda integra la propria dimensione sociale. Queste due tendenze possono a volte deviare. E l'umiltà, potremmo dire così, è la virtù incaricata a coltivare, ecco, no, a far rimanere la persona nella rettitudine al di là di ogni deviazione. Per questo motivo, credo, San Tommaso immette l'umiltà come parte potenziale della temperanza, la quale appunto modera e regola le passioni nel loro intimo istintivo, no? Abbiamo detto prima. Quindi ecco, la virtù dell'umiltà in qualche modo agevola, no? La temperanza, o la temperanza agevola l'umiltà. E l'atteggiamento opposto, no, a questo, e l'umiltà è logicamente l'orgoglio, il quale ambisce grandi cose, non entra, ecco, all'interno di questo contesto di provvidenza. O ancora, ecco, l'umiltà è negata dalla persona vanitosa, che questa è soddisfatta di se stessa. Come abbiamo visto prima, anche per questa virtù, la virtù della temperanza, noi cristiani, ecco,
per noi cristiani è doveroso non riconoscere che anche questa, ripeto, è un frutto dello Spirito Santo. Certo, la temperanza è anche una dote, una qualità naturale, però ecco, noi sappiamo che grazie al dono dello Spirito Santo, no, questo dono, questa qualità, no, viene appunto potenziata, o può essere potenziata. Come abbiamo visto precedentemente, per le altre virtù, alla virtù della temperanza si oppone l'intemperanza, cioè l'oltrepassare i limiti nell'uso di quelle che sono, ecco, le cose legate agli istinti, ai piaceri della vita. Ma credo che sia un atteggiamento contrario alla temperanza, quindi all'umiltà, anche l'insensibilità di coloro che esagerano nel privarsi, no, delle gioie oneste della vita. Anche qui l'equilibrio è una ricerca, ecco, importante. Noi non dobbiamo essere, no, sbilanciati né da una parte né dall'altra, né dal troppo né dal poco. No, l'equilibrio è veramente, no, ciò che in qualche modo dovremmo sempre perseguire in tutte quante le manifestazioni, ecco, no, della nostra vita. E così, ecco, no, logico che riguardo a certi aspetti della nostra vita, prendiamo il segno la gola, no, una virtù contraria, no, è l'esagerato appetito, l'ubriachezza contro la sobrietà, la lussuria contro la castità, l'ira contro la mansuetudine, la crudeltà contro la clemenza, la superbia contro l'umiltà. Quindi ad ogni, diciamo così, aspetto positivo possiamo trovare anche, no, un atteggiamento negativo da eliminare, no, con tutta quanta la pazienza possibile, ma giorno per giorno, starei per dire. E questo, ecco, perché la vita cristiana è una vita nuova, innovata dal dono dello Spirito Santo, che deve crescere, ecco, verso la pienezza, no? Dicevamo a suo tempo, quando iniziavamo, o quasi agli inizi, ecco, no, che tutti quanti siamo chiamati a raggiungere, diceva San Paolo, la statura di Gesù Cristo, nella fede, nella speranza e nella carità, e nelle altre virtù ad essa collegate e collegabili. A questo punto voi direte, visto che abbiamo terminato anche le virtù cardinali, no, questo percorso è arrivato alla fine, perché il titolo era, no, Morale delle virtù. Con vostro disappunto vi dico di no, perché adesso possiamo aprire, ecco, no, un'altra porta. Immaginiamo sto corridoio, no? Abbiamo aperto la porta della fede, della speranza, della carità e poi delle virtù, eccetera eccetera. Adesso possiamo, entrando in una di queste porte oppure trovando un'altra porta, ecco, no, prendere in considerazione alcuni aspetti che hanno a che fare con la relazione, no, con Dio. Tutte le virtù sono in relazione con Dio e con gli altri. Adesso così ci concentriamo un po' di più su alcuni aspetti che hanno a che fare, ripeto, ecco, no, con la nostra relazione, con il nostro essere in relazione con Dio. E il primo, diciamo così, argomento che proviamo ad esaminare è quello relativo al culto. No. Riaggancio, ecco, questo argomento con i precedenti in questo modo. In precedenza, ecco, abbiamo visto come la vita del cristiano sia partecipazione alla vita trinitaria. Abbiamo più volte riaffermato. Questa partecipazione si manifesta, no, in una risposta libera di fede, di speranza e di carità, che a loro volta, dicevamo, sono anche la sorgente delle altre virtù o la forza, no, delle altre virtù cardinali. Una risposta a questa, ecco, no, alla chiamata di Dio, che ha uno spessore morale ben preciso, in quanto queste virtù dovrebbero permeare ogni momento, ogni scelta, sia dell'individuo che della comunità.
e tra le varie, dicevo, modalità di risposta c'è anche quella che viene indicata con questa parola culto. E quindi è di questo che ora vogliamo in qualche modo trattare, evidenziando però la peculiarità del culto cristiano rispetto al culto delle altre religioni. Scusate, non avevo dimenticato come sempre. Due parole quindi così per prendere consapevolezza del culto. Il culto in tutte le religioni, dicevo prima, stabilisce delle relazioni tra Dio e l'uomo, e lo fa attraverso delle forme rituali, quindi codificate, che si ripetono nel tempo, e ad esempio luoghi sacri, tempi sacri, festivi, persone consacrate, dicevo ritualità particolari che hanno a che fare con l'offerta, con il sacrificio. Così anche rientrano in questo contesto le formule di preghiera, i canti e così via. E presso i popoli antichi è comune la concezione magica del culto, per cui il culto è un mezzo per piegare la divinità all'uomo o per tenersi buona la divinità. Questa idea per certi aspetti è ancora presente oggi, non è che sia poi completamente avulsa dal nostro contesto, anche se oggi oltre a questo aspetto magico che in alcuni momenti riemerge, è presente e più comune la concezione che riduce il culto ad una esigenza dell'anima religiosa o, più specificatamente, meglio ancora, ha un dovere che la persona ha nei confronti di Dio, dell'assoluto. Quindi il culto come un dovere. E la parola di Dio, la rivelazione, si stacca da queste concezioni e lo fa presentando il culto come la risposta nella vita e nel rito. Due cose, nella vita e nel rito, la risposta dell'uomo a Dio, a questo Dio che si è rivelato, a questo Dio che si è donato in un amore che salva, attraverso un amore che salva. Vediamo più facciamo uno zoom sulla rivelazione, sul modo come la rivelazione ci presenta il culto. Andandolo, è bene non dimenticare che la rivelazione ci presenta la storia dell'umanità come una storia religiosa, al punto che il popolo ebraico, tra l'altro, è definito un regno di sacerdoti, una nazione santa. Esodo capitolo 19, versetti 5 e 7. E in questo contesto, di un popolo sacerdotale, il termine che l'Antico Testamento usa per descrivere i vari gesti che esprimono l'incontro e la comunione con Dio, il verbo abod, che significa servire, e abodà, che significa servizio. E prima del peccato i rapporti con Dio sono rapporti, potremmo dire così, semplici, spontanei, immediati. Solo dopo il peccato affiora il nome di Dio e il sacrificio. Comunque, dicevo che il culto è risposta a Dio, è prima di tutto il riconoscimento della sua grandezza. Poi ancora, per l'Antico Testamento, il culto si esprime prima di tutto attraverso la fedeltà al Dio dell'Alleanza. E il rito, potremmo dire così, che manifesta questa fedeltà. Questa appartenenza, sappiamo, è la circoncisione, ma non solo, ma anche l'impegno morale a vivere secondo quelle che sono le clausole dell'alleanza.
i famosi comandamenti. Ed è proprio con la stipulazione del patto al Sinai, dell'alleanza al Sinai, che il popolo ebraico si consacra in modo definitivo a Dio e si pone al suo servizio, con il verbo servire, ripeto, nella vita e nel culto. Esodo capitolo 4, versetto 22, Esodo capitolo 20, versetti 2-5, Deuteronomio capitolo 6, versetto 12. E l'omaggio, il servizio fondamentale, il culto fondamentale a Dio è appunto la fede. La fede che significa, ecco, accettazione della salvezza come dono di Dio. E per il popolo ebraico, no, significava accogliere Dio e rifiutare, no, gli dei stranieri. Esodo capitolo 20, versetti 3-5. Ma non solo questo, non solo il rifiuto delle divinità pagane, degli dei stranieri, ma anche, ecco, no, questo culto fondamentale è l'amore a Dio espresso e attuato attraverso l'osservanza della legge. Esodo capitolo 19 versetti 4-6. Quindi, ecco, no, nell'Antico Testamento culto e vita morale sono tra loro interdipendenti. E anche a proposito dei riti ebraici, dei riti, dobbiamo notare che appunto quelli ebraici di questo periodo sono strettamente collegati con la vita, dicevo prima, con l'alleanza. E questa è una peculiarità del culto del popolo ebraico. Un culto che non era costituito, come di norma avveniva nelle religioni vicine, da un retroterra di avvenimenti mitici, extratemporali, oppure da realtà cosmico, naturalistiche da attualizzare, ma un culto che aveva come riferimento il Dio personale e unico, ma un Dio che si inserisce nella storia umana, appunto in vista di un'alleanza. Un'alleanza che non viene solo ricordata, ma che viene riattualizzata nell'oggi perché sia di stimolo per il futuro. La lingua ebraica raccoglie tutto questo in una parola, lo zikaron, no? Quindi il culto del popolo ebraico portava sempre con sé tre dimensioni: il ricordo del passato, di un avvenimento del passato, che però si riattualizzava nel momento in cui veniva celebrato, in attesa di un futuro di pienezza. Quindi il rito non era semplicemente un ricordo di un fatto passato, ma quel fatto passato era presente in quel momento, no? Quando gli ebrei celebrano la Pasqua, anche adesso, e magari il bambino più piccolo, no, il bambino più piccolo dice: perché facciamo queste cose? Il padre, no, non dice perché, solo perché Dio ha liberato i nostri padri, ma perché Dio continua a liberare noi anche adesso, in attesa di una liberazione totale e definitiva. Questa, poi dopo ci ritorneremo, no, questa modalità, no, questa compresenza di passato, presente e futuro è presente anche nel culto cristiano. Ogni volta che noi celebriamo l'Eucarestia facciamo questo. D'altra parte l'assemblea lo dice, no? Quando il celebrante dice al giustamente un mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, l'attesa è la tua venuta. Per dimensione. Bene, torniamo a noi. Questo, ecco, era soprattutto, diciamo così, quello che emerge come modalità, ecco, di vivere il culto del popolo ebraico nella prima parte della storia, diciamo, di questo popolo. Perché, quindi nel momento, ecco, diciamo, iniziale, nel momento dell'esodo, nel momento della formazione del popolo. Il periodo successivo, quello, diciamo così, cananeo, quello della stabilità,
no? Nella terra di Canaan, per certi aspetti porta una involuzione pericolosa nel culto di Israele, perché si passa da un culto esercitato da tutto il popolo, per certi aspetti ecco un culto anche interiore, universale, ad un culto esteriore, dominato dal ritualismo e anche dalla centralizzazione. Un culto esercitato da un sacerdozio dinastico che purtroppo, sappiamo ecco anche dal Vangelo, diviene strumento di potere. E in questo contesto ecco no, sono presenti i profeti, la loro predicazione. Una predicazione che è, che è una costante denuncia di questa situazione. Spesso infatti i profeti chiedono al popolo di ritornare alle esigenze cultuali dell'alleanza, che si esprimevano ecco, no, nel dono del cuore, nella fede e anche nel rispetto delle leggi, dei comandamenti. I profeti richiamano al vero culto, al vero sacrificio, che è quello di ascoltare la voce di Dio e di obbedire alla sua legge. Questo è il vero culto. Cioè Isaia, mi sembra, al capitolo 1, che proprio fa dire a Dio: io sono stufo della puzza dei vostri sacrifici, voglio giustizia, eccetera. È all'interno ecco di questo contesto che trova posto appunto ecco quello che dicevo poc'anzi, l'ho scritto, quindi non lo posso dire, Isaia capitolo 1 versetti 10-17, no, il suo appello: cercate la giustizia, cosa che fa anche Geremia, quale polemizza contro una falsa confidenza basata sul possesso del tempio. Cioè il popolo ebraico si sentiva sicuro, no, perché possedeva il tempio. Geremia dice a tanti, perché non è che il fatto che c'è il tempio e che nel tempio si facciano i sacrifici che ci garantisce, no, la stabilità, la sicurezza, anche perché di lì a poco il popolo ebraico verrà di nuovo deportato, e Geremia lo sa bene, insomma. Infatti ecco, invitava il popolo, no, ad agire con giustizia gli uni verso gli altri. Quindi ecco, la predicazione profetica tenta di restituire al culto, alla celebrazione, il suo significato originario, che è appunto quello di ricordare l'azione misericordiosa di Dio nella storia dell'uomo e di sollecitare la risposta nella fede e nell'amore. Quindi una risposta che si realizza, ecco, non nella quotidianità, nelle scelte quotidiane. Se abbandoniamo ecco, l'Antico Testamento per passare al Nuovo, per passare in modo particolare a Gesù, ecco, sappiamo dai Vangeli come la posizione di Gesù, il suo atteggiamento nei confronti del culto ebraico, no? Del culto in modo particolare che si svolgeva nel Tempio, ma non solo, solo nel Tempio, Gesù, potremmo dire così, ha una posizione duplice, non ambigua, ma duplice, sì. Da una parte c'è un legame, un vincolo con tutto quello che era il culto del suo popolo, il popolo giudaico, e dall'altra di libertà. Quindi ecco, no, vincolo, legame, ma anche libertà. Legame perché Gesù da parte sua si colloca appunto come giudeo nell'alveo, all'interno ecco del culto ebraico, si è conformato alle leggi fondamentali del suo popolo. Il Vangelo di Luca ce lo racconta, no? Ad esempio che viene portato al Tempio, era una prassi cultuale del popolo ebraico. Ci dice che probabilmente ecco, no, ha fatto più pellegrinaggi a Gerusalemme, in uno di quelli ha fatto anche lo scapestrato, no? Si è allontanato dai suoi, è rimasto a Gerusalemme. I Vangeli ci dicono che Gesù va con i suoi amici a Gerusalemme per le feste, quindi ecco c'è questo legame. Va nella sinagoga il giorno di sabato, come suo solito, dice Luca, no? Come suo solito il giorno di sabato va in sinagoga e quella volta si mette a leggere il libro del profeta Isaia. Quindi ecco c'è questo, diciamo, questo legame. Però questo legame non gli impedisce di avere, ecco, di fronte alle pratiche cultuali la più completa libertà, come si può vedere dal suo modo di parlare, ma anche di comportarsi, ad esempio, di fronte al sabato, oppure alle pratiche di purificazione, di fronte ecco, appunto alle preghiere, di fronte al Tempio, ad esempio, il sabato.
Al tempo di Gesù, ecco, il sabato era l'istituzione ebraica per eccellenza. E Gesù si dichiara di essere Signore del sabato. Il sabato per lui non è un tabù. I Vangeli ci raccontano come i farisei più volte lo attaccano perché non rispetta il sabato. Certo, Gesù non dice che bisogna eliminare il sabato, non l'ha detto mai, però puntualizza che il sabato, come ogni altra legge, è al servizio dell'uomo e che l'uomo è superiore del sabato. L'altra, diciamo così, realtà nei confronti della quale Gesù, ecco, si sente libero e ha un atteggiamento di libertà, è quello relativo alle cosiddette pratiche di purificazione, riti di purificazione del popolo ebraico. E in questo contesto, ecco, Gesù fa un'operazione molto importante, che è quella di ridurre l'impurità, di riportare l'impurità alla sua vera radice, e cioè al cuore dell'uomo. Marco capitolo 7, versetto 19-21. E questa, ecco, a noi ormai può sembrare una cosa scontata, ma per quel periodo era una prospettiva, una modalità, potremmo dire così, rivoluzionaria. Quella di, ecco, di dire che non esistono cose materiali, no, che di per sé sono impuri, per cui se uno ne viene a contatto, no, diventa un peccatore, un impuro. E Gesù dice chiaramente, ecco, quindi, che la categoria del puro e dell'impuro, del sacro e del profano, delle cose interdette e dei tabù, debbono scomparire, non esistono più. Ci sono anche altre situazioni, ecco, nelle quali Gesù proprio dice questo, no? Pensiamo a Gesù che si fa toccare dalla donna emorroissa, cose di questo genere, ecco, Gesù che prende per mano i morti, che tocca i morti. Dire questo non significa dire che si deve celebrare solo con il cuore, ma ripeto che nulla è di per sé sacro ed intoccabile, ma tutto il profano, tutto può essere consacrato. Perciò non è possibile più essere puri mediante l'osservanza delle leggi esteriori del culto, ma solo attraverso l'obbedienza interiore alla legge del cuore, che è, poi lo sappiamo, no, la carità, l'amore. Gesù, dicevo prima, ha un atteggiamento di legame, di vincolo, ma anche di libertà, anche per quello che riguarda la preghiera e le preghiere. Gesù mette in guardia contro tutte le pratiche religiose a cui non corrisponde una verità interiore. Matteo capitolo 6, versetto 1-5. Quell'invito a pregare nel segreto indica che cosa? Indica che il rispetto delle pratiche esteriori non è una garanzia assoluta della autenticità della preghiera. Questa, una preghiera autentica, l'autenticità della preghiera, può essere ottenuta solo mediante la verità dell'atteggiamento interiore. Quindi quel pregare nel segreto è rientrare nel cuore, non tanto mettersi chiuso in una stanza. Posso pregare nel segreto anche nell'assemblea domenicale, no? E anche lì sono invitato a pregare nel segreto, cioè che la mia preghiera provenga dall'interno, no? Provenga da un atteggiamento fondamentale della mia vita. Gesù non dà importanza al rispetto delle formule, neanche qui, e dei tempi previsti per la preghiera. E per questo insegna il Padre nostro in lingua aramaica. Non era la lingua ufficiale del culto. Mi era venuto un collegamento, ma non lo faccio. Il Tempio era un'altra, diciamo così, colonna, anzi era una delle cose più a cui più tenevano gli ebrei,
come manifestazione della loro relazione verso Dio, no? Loro erano entusiasti di questa modalità, no? Di relazionarsi con Dio che avveniva nel Tempio, cioè il Tempio era la manifestazione, per carità, questo non vuol dire che non sia vero, no? Della loro fede in Dio, nell'unico Dio. E quindi ripeto, il Tempio era ciò che di più caro avevano gli ebrei. Gesù mette in secondo piano le manifestazioni esteriori della religione a vantaggio dell'atteggiamento interiore in spirito e verità. Anzi, lui si presenta come il vero Tempio nel quale abita Dio. Lui, dirà la lettera agli ebrei, è il sommo ed eterno sacerdote che rende il vero culto a Dio Padre. È lui, ecco, che rinnova l'alleanza, che rende a Dio il perfetto sacrificio dell'alleanza. In che modo? Sicuramente non esercitando il sacerdozio dinastico e quindi offrendo a Dio le cose di questo mondo, ma offrendo a Dio se stesso, facendo della sua vita un'offerta a Dio. E il centro, ecco, di questo culto, appunto, che Gesù viene a rinnovare in qualche modo, è il suo, ripeto, sacrificio, quello che stipula, suggella la nuova alleanza, che l'Eucaristia, dicevo prima, ripresenta, no? Quotidianamente, ogni volta che si celebra l'Eucaristia, noi ripresentiamo quel gesto, no? Quel dono che Gesù ha fatto di se stesso, quel sacrificio che Gesù ha fatto di se stesso al Padre. Ora, tutto questo non deve far pensare che Gesù è contro i segni o le realtà attraverso le quali si fa esperienza anche, ecco, no, di questo incontro, di questa relazione con Dio. Basta pensare che anche lui, no, ha usato delle cose. Durante l'ultima cena ha usato il pane e il vino come segno, no, del suo sacrificio, del suo dono. Però Gesù, ecco, mette in guardia contro, potremmo dire così, i rischi di un sistema sacrale, perché ogni sacralizzazione rischia di sviare su una cosa l'attenzione, rischia di impedire che tutto sia sacro e soprattutto che manca di verità interiore. Ripeto, il culto è un atteggiamento, ci dice Gesù, interiore, un fatto di cuore. Ma questo era già, non è che sia, diciamo così, una totale novità. Gesù lo rimette in auge, lo riporta al centro dell'attenzione, perché nel Deuteronomio, l'abbiamo visto a suo tempo quando abbiamo parlato della carità, il comandamento primo è: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutto te stesso. Questo è il culto fondamentale, che poi, ecco, abbia anche una, diciamo così, manifestazione rituale, no? Questo è innegabile. Anzi, per l'uomo è necessario anche, perché l'uomo è stato definito in tanti modi, no? Ma oltre a uomo sapiens, l'uomo razionale, l'uomo libero, è anche l'uomo che rituale, che ha dei riti che gli permettono, ecco, no, di rimettersi in un contesto, di vivere con pienezza, no, quella dimensione che è quella anche culturale e rituale. E la prima comunità cristiana ha realizzato, potremmo dire così, ecco, questo nuovo stile cultuale. Per i primi cristiani il culto è legato alla fede e alla carità. Atti capitolo 2, versetti 41-47. Il culto è essenzialmente un rendere grazie al Padre per aver inviato il Figlio, Gesù Cristo. Pensiamo alle cosiddette dossologie, no? Di San Paolo, che troviamo la lettera di San Paolo, cioè, l'ostologia è una benedizione, benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che puntini puntini, no? Ecco, ci ha riconciliati a sé in Cristo, e altre ancora, sempre nelle lettere, ecco, di San Paolo, questo viene evidenziato bene. Gesù Cristo diviene il Tempio vivente di Dio. Lui è il sacerdote, lui è l'offerta gradita a Dio Padre. Ancora, le comunità cristiane sono consapevoli che il culto si realizza concretamente nel dono di sé, nella carità, quindi,
che è la caratteristica, no, della persona rinnovata per cristiano. Giacomo capitolo 1 versetto 26, prima lettera di Giovanni capitolo 3 versetti 21-24, capitolo 4 versetto 16, capitolo 19 versetto 21. E questo, ecco perché il cristiano è colui che imita Gesù, il quale è venuto per fare la volontà del Padre, dicevamo prima. È venuto, ecco, per fare di se stesso un dono totale a Dio. Lui è venuto per servire, ma un servizio non tanto cultuale nel Tempio, ma il servizio fatto ai poveri, agli umili, agli uomini e alle donne. È in questo modo che Gesù ha compiuto la volontà di Dio, e lo ha fatto, ecco, lo sappiamo, fino alla fine, cioè fino al dono di se stesso, fino alla morte in croce. Accennavo prima, ecco, come la lettera agli Ebrei parla di Gesù e lo presenta come sommo sacerdote. Dice la lettera agli Ebrei che Gesù è diventato sommo sacerdote perché? Perché ha donato la sua vita in obbedienza al Padre e alla verità. E questo è l'unico vero sacrificio che Dio gradisce, quello appunto della perfetta adesione alla sua volontà. Non per niente Gesù, insegnandoci, rispondendo a quella richiesta che gli avevano fatto gli apostoli, di insegnare loro una preghiera o di insegnare a pregare, Gesù insegna il Padre nostro, no? E nella prima parte ci insegna a chiedere questo a Dio: che sia fatta la sua volontà, che venga il suo regno. Questo è il culto fondamentale. Ripeto, con questo non neghiamo anche, insomma, ecco, no, l'aspetto tra virgolette materiale di un culto, no, che abbia, ecco, una sua ritualità. Per mezzo del battesimo, e questa è una cosa interessante secondo me che spesso dimentichiamo, specialmente noi preti, per mezzo del battesimo ogni persona, ogni cristiano è diventato servo di Dio in Cristo. E il servizio che è chiamato a rendere a Dio è l'adempimento in spirito di figlio, appunto, della volontà del Padre. Ripeto per l'ennesima volta, il contenuto del culto cristiano è la vita animata dalla carità, una vita che si sviluppa in Cristo e nello Spirito, una vita fatta a gloria di Dio Padre. E ognuno di noi con il battesimo è stato unito a Cristo, e proprio per questo, ecco, può fare della sua vita un culto spirituale a Dio. Quindi, unito al Cristo, e la persona umana ritrova la sua vocazione originale. Unito a Cristo può essere abolita quella frattura, dicevo prima, tra sacro e profano. E quindi la possibilità di restituire ad ogni momento e ogni aspetto della propria vita uno spessore sacro. In ogni momento della vita del cristiano, quando appunto vita unita a Cristo, sommo sacerdote che ha fatto di se stesso un dono al Padre, quindi ha espresso così il culto, quindi nella nostra vita, ogni volta che, ecco, esprimiamo un atteggiamento di obbedienza al Padre nella carità, noi stiamo svolgendo il nostro culto, stiamo dando culto a Dio. Questa brevissima e anche superficiale analisi biblica, però credo che ci offra, ecco, alcuni spunti per un altrettanto breve, chiamiamola così, riflessione teologica globale sul culto cristiano e sul suo significato. Ora, un primo, diciamo, aspetto che penso giusto e doveroso sottolineare è che il culto
la risposta alla chiamata di Dio in Gesù Cristo. Quindi, contro una mentalità allora come oggi comune, di un culto inteso come un debito da saldare o esclusivamente come un elevarsi dell'uomo a Dio, il culto nella rivelazione, in modo particolare nella vita di Gesù Cristo, è prima di tutto, ripeto, risposta, la risposta alla chiamata di Dio. Una risposta che è grazia, grazia offerta all'uomo prima ancora di essere un dovere. Come tutta la vita, anche il culto, quello specifico, diciamo così, in quanto si inserisce nel contesto della storia della salvezza, è un dialogo di amore tra Dio e l'uomo. Inoltre questa risposta, questo culto, può essere data soltanto in Cristo e nella Chiesa. Tutta la Chiesa è una comunità cultuale, in quanto la vocazione sacerdotale scaturisce dal battesimo, che rende ciascun cristiano partecipe della missione di Gesù Cristo, della vita di Cristo, che è stata un rendimento di grazie e una glorificazione del Padre. Qui vorrei un attimo sottolineare questa verità, questa realtà. Tutta la Chiesa è una comunità cultuale. E anche quando, noi cristiani ci ritroviamo per il culto ufficiale dell'Eucaristia, chi celebra non è solo il sacerdote. Il sacerdote guida l'assemblea. È l'assemblea che celebra. Ulteriore, riflessione riguardo sempre al culto. Ecco, il culto è un servizio obbedienziale. Cioè il culto sta nell'adempiere la volontà di Dio. Una volontà che coinvolge l'intera esistenza. E non solo l'aspetto rituale. Lo dicevo precedentemente, la Sacra Scrittura. A imitazione del Cristo, che ha offerto a Dio la sua obbedienza, il cristiano è chiamato a dire come Gesù Cristo al Padre: ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà, per fare, o Padre, la tua volontà. Questa è la vera azione cultuale, che annulla e sostituisce tutti i vecchi sacrifici e il vecchio sacerdozio. Altro aspetto del culto cristiano è che è il culto come vita teologale, o culto nella vita teologale. Qual è la volontà di Dio? L'adempimento della volontà di Dio è una vita fatta di fede, di speranza e di carità. Servire Dio è anzitutto credere in Lui, affidarsi alla Sua parola. La fede è anche riconoscenza, quindi rendimento di grazie al Padre per quello che ha operato. La fede è anche, soprattutto, dono di sé. Dalla fede nasce la speranza, come conseguenza, di una promessa. E quindi, il culto cristiano, la vita e il rito, è vissuto nella speranza. Di che cosa? Che anche noi parteciperemo alla gloria del Cristo risorto.
E il rito, in qualche modo, potremmo dire così, anticipa quell'avvenimento conclusivo, finale, la partecipazione, ecco, no, alla resurrezione e alla gloria. Dicevamo prima, no? Annunciamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. E quindi fede e speranza, a maggior ragione, ecco, anche la carità, no? È una parte integrante del culto, meglio, culto e carità vanno di pari passo, vanno a braccetto. E questo la comunità cristiana primitiva l'ha compreso, l'ha vissuto, anzi più che compreso, in maniera profonda. La ragione di tutto questo sta nel fatto che il culto è prima di tutto risposta all'amore di Dio, una risposta che viene espressa in maniera concreta nell'amore ai fratelli. Abbiamo visto, anche abbiamo fatto un po' così, no? La carità, come San Giovanni, no? Proprio Dio ci ha amato, amiamoci gli uni gli altri. Quindi ecco, il culto, no, è vita teologale, in quanto vita di fede, speranza e carità. Il culto che noi siamo chiamati, ecco, no, come risposta appunto all'amore di Dio, è la nostra, è vivere di fede, di speranza e di carità. Beh, dopo aver detto questo, però, credo che sia importante e necessario un attimo soffermarsi a vedere il significato e la realtà della celebrazione o delle celebrazioni dei riti in questo contesto cultuale, no? Che diciamo prima è risposta alla chiamata di Dio, è obbedienza al Padre, ok? E è vita di fede, speranza e carità. Questo è fondamentalmente il culto cristiano, sono le caratteristiche del culto cristiano. Ora, all'interno di questa realtà, di questa vita, fede, speranza e carità, che posto occupa? Qual è il posto e il ruolo delle celebrazioni, dei riti, quindi? E anche qui partiamo notando come il Nuovo Testamento abbia eliminato ogni terminologia cultuale, quella propria dell'Antico Testamento, per indicare le celebrazioni, per indicare la liturgia. Per il Nuovo Testamento celebrare non significa tanto rendere culto a Dio e anche a Gesù, ma celebrare è accogliere il Signore risorto. Celebrare è festeggiare gioiosamente insieme alla comunità questo evento della salvezza che si verifica nella nostra vita. Inoltre, la celebrazione non va prima di tutto da noi a Dio, ma va da Dio a noi, in quanto accoglienza e incontro di colui che Dio Padre ci invia, e cioè Gesù, il Signore risorto. Certo, l'atto di celebrare è un atto umano, ma l'oggetto della celebrazione cristiana, quindi ciò che si celebra, non è l'azione dell'uomo, ma l'azione di Dio. La celebrazione eucaristica non è la celebrazione di noi che facciamo qualcosa a favore di Dio, un omaggio a Dio, ma è Dio che ancora ci dona il suo Figlio. E noi lo ringraziamo per questo. I famosi prefazzi, no, che andrebbero meditate, io direi a volte adottate come preghiera personale, sono una roba a Dio, veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, per Gesù Cristo, nel Natale si è incarnato, nella Pasqua è risorto, pure per Gesù Cristo. Questo è il centro. E dicevamo prima, ecco, che il soggetto di questa celebrazione è la Chiesa, è l'assemblea riunita. Quindi il fatto più significativo per la liturgia cristiana è prima di tutto la riunione di tutti i credenti in assemblea. E credo che fino a quando non riusciremo a far
comprendere questo, ai nostri cristiani la messa della domenica sarà sempre un peso, non è una questione di identità, la viviamo come questione di identità, la viviamo come un dovere. Però la mia esperienza mi dice che è tanto difficile far passare questa idea. Però vabbè, chiusa la parente pastorizia. Dicevo, ecco, il fatto più significativo è la riunione di tutti i credenti in assemblea, perché è tutta l'assemblea che prega, che loda, che celebra. Tutti celebrano con Cristo, primo celebrante. Poi io dicevo anche questo, no? Dicevamo prima parlando dello ziccarone, ogni celebrazione poi è una memoria, no? Della morte e resurrezione di Gesù Cristo, dell'evento pasquale, ma è anche una professione, no? Dell'attualità della salvezza, perché quel dono salvifico si rinnova. E allora partecipare all'Eucaristia non è solo una questione di identità, no, perché io in quanto cristiano, no, è l'assemblea che c'era e quindi mi ritrovo come chiesa, come comunità convocata, è anche il momento nel quale io attingo la salvezza. E allora ecco, è veramente anche qui espressione di fede, quella fede che mi dice che io da solo non riesco a salvarmi, che ho bisogno di un salvatore. Anche qui parentesi, quando in noi, nelle nostre comunità, c'è questa consapevolezza del bisogno del Salvatore, di essere salvati, ogni celebrazione poi, questo è, dicevo, ecco, è una memoria dell'evento pasquale, quindi ritroviamo le tre caratteristiche, no, del memoriale ebraico, in attesa, ecco, no, che il regno iniziato da Gesù Cristo arrivi a compimento. Ancora, sempre in questo contesto, penso che sia importante sottolineare come l'oggetto della celebrazione non è una cosa, un'idea, fosse anche teologica, l'incarnazione, la redenzione, eccetera, né un tema, la riconciliazione, ad esempio, ma è sempre l'oggetto, no? È sempre Dio vivente e operante, Dio che continua a intervenire nella nostra storia per continuare a vivere quell'alleanza con noi che ha stipulato con Gesù Cristo. Ecco che allora che ogni celebrazione, in quanto presenza di Dio che interviene per creare comunione, è un passo avanti nella realizzazione di questa comunione. O dovrebbe essere un passo avanti nella realizzazione di questa comunione. Ci raccontano che nei primi secoli i pagani si convertivano al cristianesimo, a Cristo, al cristianesimo, non tanto e non solo, ecco, per le verità che il cristianesimo portava, importanti, vere, necessarie, ma perché dicevano: guardate come si amano, cioè quella comunione che si era realizzata. Quindi, ecco, essere in comunione con Dio, in Cristo, al punto da formare un solo corpo, questo è il mistero generale del cristianesimo e questo è il fine a cui tende la vita cristiana. In questa tensione, in questo impegno per edificare il corpo di Cristo, cioè la Chiesa, la celebrazione, ogni celebrazione è un tempo forte che realizza l'unione, che ne dà l'immagine e che ne fa sperare il compimento. Celebrare allora, ecco, equivale è riunirsi in assemblea festosa per accogliere il Signore che opera nella nostra vita e per crescere insieme nella comunione che Egli ci offre.
potremmo dire così, quindi, che la celebrazione è il tempo forte di comunione di una vita intera orientata a Dio. E allora non può esistere vera celebrazione senza vita offerta, senza una vita orientata a Dio. La celebrazione non è infatti un atto compiuto per mettersi in regola, ma è il seme di un frutto, e nessun seme darà frutti se lo poniamo in un vaso ermeticamente chiuso. Ora, quello che ho cercato di dire non significa che appunto il Nuovo Testamento sia incurante o addirittura disprezzi la celebrazione, tutt'altro. Ma il Nuovo Testamento insiste, ecco, sulla coerenza che deve esistere tra celebrazione, liturgia e vita. La liturgia e la vita non sono separate, o non dovrebbero essere separate. Liturgia e vita non sono separate quando l'esistenza è un'esistenza cristiana. Il problema nasce quando si chiede alla celebrazione di svolgere la sua funzione senza che prima si abbia la preoccupazione di vivere cristianamente. Se noi, ecco, cerchiamo, con tutti i limiti legati alla nostra fragilità umana, se noi cerchiamo di vivere, ecco, la nostra vita da cristiani, allora sarà viva anche la nostra celebrazione. Questo, e concludo, non significa che non dobbiamo essere attenti, che dobbiamo trascurare anche il problema, chiamiamolo così, del buon funzionamento, no? Tra virgolette, di tecniche nella celebrazione. La celebrazione deve essere sciatte, tutt'altro, dobbiamo curarle, però non basta curare la celebrazione se prima non c'è qualcosa di ulteriore, cioè un impegno, ripeto, pur nelle difficoltà, nell'incostanza, no, nella volubilità del nostro essere, ecco, di una vita vissuta cristianamente.